Ecco qua ragazzi, scusate la parte 2, ma mi era finito lo spazio di archiviazione. Fuori di chiacchierare, ho dovuto cancellare. E va bene, l'avversario è quello di prima, come vi dicevo, Blue Earth, quello lì, la squadra è quella che vi ho fatto vedere nelle mod e continuiamo da dove eravamo rimasti, ovvero stavo scendendo in battaglia proprio ora. Allora, vediamo come funziona il tutto. Lasciamo partire il nostro amico Darth Revan e Bastilla per farci rintronare tutti, in modo che Padme guarisca la squadra. Ecco qui, porca miseria. Citra mi ha perso il turno, questo non ci voleva proprio. Va bene, facciamo comunque così. Porca miseria, ma che sfortuna. Va bene, tanto sono nato sfigato, morirò così. E non l'ha neanche ucciso, oltretutto. Hai finito? Grazie. Tocca a me. Ok. Allora, meglio così, così non dobbiamo neanche debuffare con Ahsoka, ragazzi. Attenzione a C3, a HK, perché adesso toccherà a lui e farà tanta bua. Solo che ovviamente la sfiga mi assiste e va bene così. Allora, adesso cosa c'è da fare? C'è da dare l'assist. Io consiglio l'assist sul generale Kenobi e poi di rintronare Malak. Quindi iniziamo a dare l'assist a Kenobi. Ok. Ovviamente anche qua di sfiga, HK non mi va a morire, anche se avevo calcolato di sì, però pazienza, peace and love, lo facciamo fuori adesso. E visto che il secondo da uccidere è proprio Darth Revan, con AoE iniziamo a liberarci un po', ragazzi. HK non l'ho preso. Benissimo. Lo facciamo fuori adesso. Basta. Ok. Dicevamo, andiamo avanti per la nostra gentile strada. Mi hanno già segato Kenobi perché i turnisti che sono andati a farsi friggere grazie a una sfortuna. Andiamo a far fuori da Trevan. Kenobi recupera anche un po' di salute in questo modo. Va bene così. Iniziamo a rintronare Malak e non ci riusciamo. Va bene lo stesso. Usiamo la speciale di Padme, così andiamo a debuff a mettere dispel al. E che palle però, che cazzo. Madonna, sto incontro sta uscendo una tortura, ragazzi. Finito di farlo scemo. Va bene. Ok, il secondo da uccidere sarebbe Darth Revan, ragazzi. Però, come vi ho detto, la sfortuna oggi mi assiste e sto facendo una fatica boia. Però va bene così lo stesso. Adesso se ne va. Ok. Poi si passa a Bastilla Shan Fallen. La penultima da seccare e ci siamo. Ecco, lui è andato, cosa che non volevo, però i migliori sono sempre i primi che se ne vanno. Allora, scherzi a parte, andiamo a segare Malak. Come? Tenendolo prima di tutto bloccato. Quindi l'efficacia non l'ho altissima, speriamo che faccia effetto. Sì, ok. Lui se ne resta bloccato, noi lo scafuddiamo di mazzate, riguariamo la squadra e ok ragazzi ci siamo. Allora, non abbiamo ancora terrore su GKA, quindi possiamo scegliere se... Cazzarola, non c'è neanche protezione, andiamo ad attaccarlo, facciamo un attacco e vediamo cosa succede. Ok. Così recupero un attimo di protezione, così se usa assorbimento non mi va a segare la vita. Ok, andiamo avanti a picchiarlo piano piano e lo facciamo fuori, ragazzi. Non è che sei immortale, eh? Fa un male boia, ma non è immortale. Ok, Anakin stunnata.
Perfetto. Ok. Coraggio. Bellissimo. Piano piano lo si uccide, anche se mancano solo 10 secondi e non farò in tempo. Però la strategia è questa, ragazzi, l'avete vista. Cioè, è morto, è vinto. La battaglia è vinta. Cazzo che sfiga, se non parlavo lo uccidevo. Però ragazzi, la strategia è questa, l'avete vista, no? Mi è andata di sfiga, eppure sono... Cioè, ho vinto con 3 PG vivi. Se non fosse scaduto il tempo e non avessi continuato a parlare. Se volete ve lo rifaccio più bello. Che figura di merda.